È immensa, però ho un grande piacere ritrovarvi tutti qui, è immenso il piacere che trovo e ti cambio un affettuoso saluto e presento la nostra moderatrice Maria Grazia. Lo chiedo per voi, tutti voi che siete qui. Credo di aver messo in gioco me stesso in questa grande sfida, al quale ringrazio i leader regionali e nazionali per avermi dato la possibilità di creare, di mettere in campo questo spazio. A sottolineare poco, non mi divulgo molto perché ci siamo visti, ci siamo sentiti tante volte nelle campagne elettorali, ci siamo già parlati, però per chi non avessimo ancora avuto modo di parlare, mi divulgo poco. La nostra scelta, Massimo Iodice, parla da sé, un giovane, una persona del territorio, un commercialista. Io uso definire il cambio generazionale della politica casoliana, ed è quello che rappresenta il nostro partito, il cambio generazionale di fare politica, perché dobbiamo smetterla con i soliti vecchi nomi, con le solite vecchie persone. Io con Massimo abbiamo scelto insieme ai candidati e insieme ai nostri leader di condividere questa linea politica con Massimo Iodice, proprio per cercare di dare un cambiamento, una svolta, e partendo da Casoria. E questo l'applauso che ho chiesto per voi, è questo il grande motivo, è questo quello che state realizzando e questo è quello che possiamo realizzare insieme. Massimo Iodice potrà, io penso, sono quasi sicuramente che Massimo Iodice avrà la guida di questa città e sono sicuro che potrà governare, ma non soltanto governare, potrà governare bene. Questo è quello che io chiedo a tutti voi, questo è quello che state facendo, perché grazie a noi, grazie a voi, Massimo Iodice potrà andare a governare e andare a governare bene. Ciò significa riuscire a fare legge insieme a Massimo Iodice persone come voi, bravissimi amici, persone come voi.